Ma è andata bene, la sala era piena, quindi il pubblico credo che abbia risposto bene al film e mi è parso anche soddisfatto della visione, sto ricevendo complimenti e sono davvero contento di come è andato. L'idea che subito ho avuto è stata quella, dato che appunto si tratta di un personaggio del 600 e che quindi di cui non esiste materiale, ho pensato inoltre che il cinema fosse lo strumento corretto per raccontarlo, di modo da aiutare lo spettatore ad entrare in empatia con questo personaggio. Le interviste chiaramente a personaggi illustri di cui abbiamo trovato immediato riscontro fanno da corollario a queste scene di stampo assolutamente cinematografico che sono state inserite nel film. Per quanto riguarda la scelta stilistica, abbiamo deciso di stare vicino all'immaginario di Caravaggio. Quindi sfondi molto scuri, luce di taglio, una fonte di luce. Ci siamo ispirati ai suoi quadri, in un caso particolare ne abbiamo addirittura citato uno, mettendo Fra Tommaso al posto di San Francesco, nel quadro San Francesco in meditazione. E l'altra scelta importante che è stata fatta è stata quella di usare immagini iconografiche, ma non nel solito e classico modo di appiccicarle a video, ma di animarle. Quindi abbiamo fatto all'interno delle immagini iconografiche, come ad esempio quella del Concilio di Trento, le inquadrature che avremmo fatto se fossimo stati lì presenti. Quindi anche i movimenti di camera, di gru, di carrello. Quindi questo è stato il nostro sforzo. All'incirca come tempi la produzione è stata anche veloce come numero di giorni di riprese, perché abbiamo corso veramente un sacco, quindi se non sbaglio, incluse le interviste, una quindicina di giorni. Il montaggio e la post-produzione hanno richiesto 4 mesi all'incirca di lavoro. La musica, ho collaborato con il compositore con cui collaboro ormai da tempo, ha già musicato diversi miei prodotti, cortometraggi e documentari, Daniele Zandara, che tra l'altro ho conosciuto solo questa sera perché non ci siamo mai visti prima, quindi abbiamo sempre lavorato online. Per quanto riguarda Tiziano invece Ferrari, che ha interpretato Fra Tommaso, mi è stato segnalato dalla casa di produzione Officina della Comunicazione e dopo un provino veramente lampo mi ha immediatamente convinto e devo dire che da subito è entrato nel personaggio. Attore bergamasco che penso richiamerò sicuramente per altri lavori. È stata un'esperienza altrettanto mistica di quello che viene raccontato poi della sua figura, perché il primo giorno in cui ho lavorato con Omar abbiamo subito fatto la scena della possessione demoniaca e quindi sono entrato subito nella sua sfera più intima e per me lavorativamente da attore difficile da rimandare. Mi ha aiutato a lavorare con Omar, che mi ha dato delle ottime indicazioni, e nel farmi soprattutto conoscere la vita di quest'uomo che non conoscevo e che con la sua passione è riuscito a creare tutto questo, quindi è stata un'emozione veramente forte. Il suo carisma, come viene descritto, così coinvolgente, così appassionante per le persone, questa sua capacità di comunicare senza mezzi, senza scendendo e comunicando con le persone vere, e questa potenza carismatica che lo contraddistingue è stata la cosa più forte.